svolge in due weekend, e per noi è importante fare in due weekend perché le persone rimangono 15 giorni nella città, e questo è importante sia per, dal punto di vista turistico, infatti a noi chiedono sempre dove possono andare, cosa possono fare, per gli alberghi, perché si fermano non soltanto il weekend, 15 giorni. Ciao, mi chiamo Giulia Biancheri, mi alleno alla società Ippica Sanremo, mi allena il mio istruttore Felipe Nagata e la mia cavalla si chiama Beja Flor. È un concorso con una grandissima tradizione, con 20 nazioni partecipanti quest'anno e circa 300 cavalieri che ogni settimana, ogni giorno si sfideranno sul campo verde del nostro centro ippico. Questi due internazionali appartengono alla categoria 2 stelle, hanno un montepremi complessivo che supera 100.000 euro. Ciao, io sono Andrea Nagata, sono il cavaliere della società ippica di Sanremo, io ho 30 anni, vado a cavallo da quando ho 10 anni, sono nato in Brasile, adesso sono contento di essere qui a Sanremo. Hi, hey, my name is Helena Lundbeck, I'm from Sweden, and I really love competing in Sanremo because it's a lovely atmosphere, and it's a lovely showground with a lot of history in it. Ciao, io sono Giulia Pedroni, il mio cavallo è Picader, e sono qua per la terza volta al concorso di Sanremo e mi piace molto e ogni anno torniamo. I'm from Switzerland and I am here for the fourth time in Sanremo for this show champion. I like it very much. And yes, I was a ski racer in the earlier days. Yeah, it's the first time and it's very nice here. I am a foreign judge. I come from France. And my job is, apart from judging the competitions, it's also to make sure that the international rules and regulations are applied. Buongiorno a tutti, sono Andrea Riffesermonti e devo dire che sono un vecchio protagonista di Sanremo, perché credo che oltre più di 30 anni fa venivo a fare qui il Derby dei Fiori, che era una bellissima manifestazione. E quindi sono tornato qui felicissimo di trovare, diciamo, degli amici che conosco da tanto tempo. Mi occupo dei cavalli già da ormai 10 anni, tutto dietro il cavaliere e staff di concorso c'è sempre la figura del groom che confonde nel senso di fare un team per aiutare sia i cavalieri che i cavalli per andare tutto bene nelle gare.